e vediamo che la prima pagina a caratteri ufficiali in grande evidenza praticamente diciamo così parla di questo intervento che Berlusconi avrebbe fatto a una convention politica ieri. Allora, il titolo è questo: Berlusconi due punti meno poteri al Quirinale. Come sappiamo, il Quirinale è, diciamo così, in gergo giornalistico, sta a significare il Presidente della Repubblica. Poi ancora, come sottotitoli, il Premier deve contare di più, attacco a PM, o PM sta per pubblici ministeri, e sinistra, addirittura c'è questo titolo un po' curioso, non si lava, dobbiamo vedere un po' a che cosa si riferisce. Allora, vediamo un poco da parte un po' dei ragazzi quali sono, diciamo così, i poteri del Presidente della Repubblica e i poteri del Presidente del Consiglio. Allora, vediamo un poco, Criscuolo. Allora, vediamo un po' quali, secondo la Costituzione italiana, quali sono i poteri assegnati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica deve eleggere il capo del governo. Deve nominare il capo del governo. Invece il capo del governo deve... Non è solamente questo, non sono solamente questi i poteri del Presidente della Repubblica. Abbiamo anche che cosa fa il Presidente della Repubblica. Può sciogliere le Camere, può mandare messaggi al Parlamento, è il Presidente del Consiglio Supremo della Magistratura. E diciamo così che il Presidente della Repubblica più che altro è il notaio della vita politica, mentre invece vediamo un poco quali sono i poteri del Presidente del Consiglio. Praticamente il Presidente del Consiglio praticamente è quello che politicamente prende le decisioni più importanti per la vita del paese. Se volessimo, diciamo così, paragonare a una figura un po' più vicina a noi, il Presidente del Consiglio è come se fosse l'amministratore di un condominio, è quello che prende le decisioni e adotta i provvedimenti che servono, diciamo così, alla vita del condominio. Quindi tutte le decisioni da tasse, non so, partecipazione a operazioni militari, leggi più importanti, diciamo così, è vero che il Parlamento approva queste cose, però è il governo, quindi ovviamente segnatamente il Presidente del Consiglio che prende queste decisioni. Mentre, perché l'Italia praticamente è una repubblica parlamentare, e quindi, diciamo così, il Parlamento approva le decisioni che il governo adotta. Vediamo un po' più giù che cosa ancora, diciamo così, il giornale online ci porta. Vabbè, si parla ancora di alcuni articoli un po' sulla vicenda politica e poi chiaramente si parla della vicenda libica. Addirittura la NATO dice: non sappiamo se Gheddafi è ancora vivo o meno. Vediamo un po', Costantino Martino, che cos'è la NATO? È un'organizzazione militare, sarebbe il patto atlantico, è il patto atlantico. Ovviamente la NATO fu istituita, diciamo così, in contrapposizione al patto di Varsavia. Dopo del comunismo il patto di Varsavia non esiste più, mentre invece la NATO, diciamo così, è ancora funzionante. Vediamo un po' che cosa c'è, ancora vediamo un po' più sotto. Ancora, abbiamo visto un po', diciamo così, la vicenda di Gheddafi, sul bunker di Gheddafi, vediamo un po' ancora che cosa c'è. Oh, un'altra notizia che riguarda appunto proprio l'informatica, Bill Gates, diciamo così, l'inventore
di Microsoft, compra Skype, l'ha pagato una cifra impressionante, mi pare più di 600 miliardi di dollari. Skype è molto popolare nei giorni, perché sarebbe un po' il programma che fa effettuare le video chiamate. Quindi Bill Gates addirittura diventa ancora si conferma ancora come più piccolo del mondo, perché compra questo colosso che costa veramente un occhio di testa. Ancora sta in laboratorio. Poi addirittura è andata un po' in giornale di poco, è nata praticamente la leggenda, come nell'anno 1000 che si pensava che arrivasse la fine del mondo, viene chiamata la leggenda del terremoto, che si pensa che tra qualche giorno scoprirà questo terremoto, addirittura attualmente Roma verrà, addirittura è oggi, quindi verrà praticamente addirittura ci sarà questo terremoto. Vediamo un poco. Poi c'è una notizia su Callisto Tanzi, il padron della Parma Lotto, che addirittura dichiara che hanno abbandonato. Benissimo, almeno questi sono un po' i titoli principali della giornata.